Nel parco archeologico di Siponto, in compagnia di Giuseppe Savino, sarà uno dei premiati di questa 29ª edizione, contadino ed imprenditore sociale, così ti autodefinisci. Sì, oggi i contadini possono prendersi cura della terra, ma anche delle persone. E noi con WhatsApp stiamo provando a fare questo, perché coltivare la terra non significa solo affaticarsi e stare soli, ma può essere un'opportunità per accogliere le persone che dalle città vengono a vivere un'esperienza di relazione con il creato. Ecco, ma non è un controsenso a volte sentire che insomma c'è gente che fa impiantare su 100 ettari di terreno un fotovoltaico? Assolutamente sì, stiamo andando in questa direzione, piantiamo impianti fotovoltaici nel terreno, stiamo coltivando le insalate, gli ortaggi nei palazzi e ci stamperemo il cibo in 3D. Ha senso tutto questo? Questa è la domanda che rivolgo alle persone che ci ascoltano. In questo momento particolare della guerra in Ucraina, quindi c'è carenza di grano, di frumento e di altri prodotti della terra, quanto è importante tornare alle nostre radici? Un secolo fa la nostra nazione era basata esclusivamente sull'agricoltura e sulla pesca, probabilmente benissimo aver investito anche nell'industria, però quanto sarebbe importante oggi tornare alle nostre radici? È fondamentale, la terra però la si deve amare, non la si deve solo sfruttare per produrre, non bisogna intensificare, industrializzare la terra, perché la terra poi non ti restituisce, perché se la ami ti restituisce amore, ma se la sfrutti ti restituisce altro. Grazie mille.